Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Eccoci anche oggi. Oggi siamo in una memoria, in una festività di Maria. Oggi si ricorda Maria Regina. Maria Regina, da secoli si è pensato come Maria Regina. Dopo l'Assunzione, dopo il fatto che Maria è salita al cielo in corpo ed anima, si è sempre pensato, e la Chiesa lo ha affermato, che in cielo Maria sia stata incoronata a Regina. È anche uno dei misteri della gloria che si contemplano nel Rosario, Maria Regina. E oggi siamo dentro questa festa, dentro questa memoria, e abbiamo ascoltato un Vangelo che conosciamo bene, il Vangelo di Luca dell'Annunciazione, che abbiamo ascoltato sicuramente tante volte. Vorrei che oggi ci potessimo fermare ancora una volta però sul sì detto da Maria. Dice: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». È questo il sì di Maria. Mi sembra importante fermarsi sul suo sì, perché in una festa in cui ricordiamo lei che poi è regina, diventa regina perché ha detto questo sì, si è messa dentro un cammino, è partita da lì, da un sì detto a Dio, è partito per lei un cammino che l'ha portata ad essere proclamata regina. Allora è importante l'inizio, è importante questo sì, ed è importante naturalmente che anche noi ci chiediamo quali sì dobbiamo dire, quali sì abbiamo detto al Signore. Ci toccherà dirne ancora sicuramente dei sì al Signore, perché la nostra vita non sia ferma, ma sia sempre in cammino. Questo ce l'ha insegnato l'Assunzione: il nostro cammino è verso il cielo. È bello sapere che Dio abbia pensato per noi un cammino e un destino. Non siamo qui per caso, non siamo a caso, ma il Signore ci propone un cammino e una meta, un destino. E questo destino è Lui stesso, è Dio, è il cielo, chiamatelo come volete, ma è una pienezza di vita con Lui. Siamo dentro questo cammino e possiamo stare dentro questo cammino se diciamo dei sì alla Tua volontà, Signore. Allora abbiamo ascoltato, per Maria è un sì a una novità intanto. Cosa accadrà? Non lo sa Maria, chiede, ha delle domande, è turbata, però sa dire il suo sì di fronte a una novità che sta per arrivare. Allora anche noi su questo ci chiediamo, ci interpelliamo: io come sto di fronte alle novità che arrivano? Riesco a dare il mio sì e intraprendere cammini nuovi? Io penso anche per la mia vita, in questo tempo sapete forse
che il vescovo mi ha chiesto, per esempio, di impegnarmi nell'ufficio dei migranti. È un sì, comunque, che mi costa, perché è una cosa nuova, perché non so neanche bene da dove partire, però so che è qualcosa che mi metterà in cammino, che aprirà cose nuove, e semplicemente, ecco, sulla fiducia di Dio, sulla fiducia nel vescovo, ci proviamo. Così mi viene in mente che noi preti comunque tante volte, no? Anche al vescovo siamo chiamati a dire di sì negli spostamenti, a volte si dice anche di no, però ecco, purtroppo i no ci fermano, bloccano cammini, e mentre i sì aprono nuovi orizzonti. Non è facile, ci vuole coraggio, ci vuole fiducia, ma anche la vita di tutti è chiamata a dire dei sì, a volte affrontando cose nuove, delle novità. E poi il sì che dobbiamo dire spesso è anche sì di fronte proprio alla sua volontà, come dice Maria, no? Ecco, sia fatto secondo la tua parola, la tua volontà. E a volte la realtà che dobbiamo attraversare non è come ce l'aspettavamo, come la pensavamo. Ci sono momenti difficili, tristi, malattie, lutti, anche periodi faticosi nella vita, ecco, senza grossi disastri, però fatiche, cose che non ci aspettavamo e che dobbiamo attraversare. E anche a quelle al Signore bisogna imparare a dire sì, perché anche stare lì in mezzo, in quel tempo faticoso, è un tempo buono comunque, un tempo di cammino. Possiamo dire di no, rinnegare, far finta di non vedere quello che accade, far finta di non vedere Dio o parlargli contro Dio, però invece se riusciamo a dire il sì, stiamo dentro un cammino che ci porta a una meta. Allora, così contemplando Maria Regina, oggi, in questo giorno di festa, chiediamo al Signore che ci aiuta a dire, che ci aiuti a dire sì, a dire tanti sì. Non sarà uno, saranno tanti, saranno ogni giorno dire di sì alla sua volontà. Però ecco che il Signore ci aiuti, perché questo ci lascia dentro un cammino di fede, un cammino di carità, però un cammino che ha una meta, e questa meta è proprio Lui. Allora il Signore ci aiuti a dire di sì per stare dentro questo cammino che ci porta a Lui ogni giorno, sino alla fine. Così vi ringrazio e buona giornata.